Germania, Danimarca. Stiamo traghettando per raggiungere la Danimarca. Stasera saremo a Copenaghen. Abbiamo speso la bellezza di 130 euro per fare questa traghettata di mezz'ora. I belli paesini della Francia, romantici, le città della Germania, il verde. Sì, belli. Però adesso siamo in Scandinavia. Siamo a Copenaghen. Iniziamo a scoprirla stamattina. Brava. Questa mattina partiremo subito col botto, con quello che è un po' il simbolo della città di Copenaghen. Partiremo dalla Sirenetta. Tra l'altro questa statua è stata dedicata proprio ad Andersen, colui che ha scritto la Sirenetta, che poi è diventata famosa per il cartone animato della Walt Disney. Ed eccola là. Era come te l'aspettavi? Me l'aspettavo in una piazza, non in riva al Mar Baltico, ecco. Non siamo soli. Qui siamo all'interno in quello che viene chiamato Castellet. E questa è Amalienborg, questa grande piazza dove a mezzogiorno si svolge il cambio della guardia. Questo è il vero cuore pulsante della città, il Nyhavn. Questo antico canale, che un tempo era una zona malfamata, adesso invece è una zona ricca di locali, con queste case caratteristiche tutte colorate. È una vera cartolina a cielo aperto. Facci una recensione di questo coso. Buonissimo. Pranzetto al 7-Eleven, panino, insalata, birra, di fronte a tutto ciò. What else? E qui abbiamo Christianborg Slot, ovvero il Palazzo Reale. Che giornata! Che giornata c'è, ragazzi! Qua siamo nel quartiere di Christiania, dall'altra parte del ponte oltre il Nyhavn. Qua c'è quest'angolo dove tutti vengono a bere, mangiare, e anche noi ne approfittiamo. Una bella birra. Infatti mi metti in estrema difficoltà. La tua bici! La tua bici, dai, come l'hai messa? Si è rotto il cestino! Evviva gli sposi! Questa è l'entrata di Christiania, quartiere alternativo hippie di Copenaghen. Da qui non si può più filmare né fotografare. Unica. Io sono scioccata, non avevo mai visto niente del genere. Bellissimo, un quartiere così all'aperto in cui si può fare qualsiasi cosa. Sicuramente avere la fortuna di capitare a Copenaghen in una giornata così la rende completamente diversa dall'altra volta in cui c'ero stato, che era di novembre.
e non c'era nessuno per strada. Adesso invece sembra Woodstock. E qui di fronte a noi c'è il palazzo di Rosenborg Slott. Il mood della giornata è questo. Appena troviamo una panchina, ci sdraiamo. Buongiorno, ieri ci siamo addormentati in 10 secondi, siamo crollati a letto. Volevo dirvi una cosa che è giusto sapere, precisare. Se venite a Copenaghen come noi con le biciclette, girate con le biciclette, e di rispettare le regole, perché qua è una città fatta per le biciclette, le piste ciclabili sono a destra e sono a sinistra, bisogna seguire il giusto senso di marcia, altrimenti ve lo fanno notare, ve ne accorgete subito. Vivere e girare in una città così fatta a misura di bicicletta è straordinario. E proprio qua in pieno centro c'è il parco Tivoli. È stato costruito nel 1843 e prende il nome dai giardini parigini, a che appunto si chiamano Tivoli, che a loro volta presero il nome dall'antica città romana. Siamo dentro il parco Tivoli, questo gioiello, è il secondo parco più antico al mondo ancora in attività. E guardate che spettacolo! E c'è anche il taglierba a forma di coniglio. Vado a fare le montagne russe. Com'era il caffè? Ah, buono, buono. Da 1 a 10? 3. Allontanati. E da Copenaghen è tutto, al prossimo video. Ciao.